Dino. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella mia officina. Come vedete alle mie spalle la parete attrezzi oggi è mezza vuota perché questo video sarà ambientato a casa di una mia amica. Quindi mi è toccato traslocare in mezza officina, ma tanto vabbè, ormai sono abituata ai traslochi. Una mia amica mi ha chiesto di darle una mano per resuscitare una Peugeot 206 Plus del 2010 che le è stata regalata e che poverina è stata un po' abbandonata a se stessa. E visto che sono l'unica content creator che ancora non ha fatto un video sulla sua beauty routine, ho pensato che fosse arrivato il momento di farne uno in stile Nanna's Garage. A parte gli scherzi, ho colto l'occasione per fare un video su quelle che sono le operazioni che vanno eseguite più o meno regolarmente su tutte le nostre auto, con le dovute eccezioni ovviamente in base al tipo di motore, per avere delle auto felici, ma soprattutto per evitare di ridurle in queste condizioni deprecabili. In particolare andrò a fare la sostituzione del filtro dell'aria del motore, del filtro dell'olio del motore, dell'olio, del filtro dell'abitacolo, poi una bella pulizia profonda alla tappezzeria che ne ha veramente bisogno. Andrò a riparare qualche danno, a sostituire gli pneumatici posteriori, a rinnovargli le plastiche esterne per rifargli un po' il look, a sostituire i tergicristalli e a coprire rapidamente qualche graffio. Insomma, tutto ciò che si può fare in un solo giorno, o almeno spero di farcela. Come sempre vi ricordo di iscrivervi, di cliccare sulla campanellina, di abbonarvi per sostenere il canale e avere contenuti esclusivi, mettere un bel like e lasciare un commento carino qui sotto. Poi trovate tutti i link degli attrezzi e dei prodotti che userò nella descrizione del video. Io ho preso tutto il necessario su Amazon Automotive perché oltre ad attrezzi e strumenti, infatti si possono acquistare un sacco di ricambi per le auto, dal necessario per il tagliando agli pneumatici. Poi è super comodo perché puoi filtrare i risultati in base al modello della tua auto con la ricerca Pathfinder, così non dovete mettervi a cercare il ricambio corretto e soprattutto non vi sbagliate. Le operazioni che andrò a fare sono tutte piuttosto semplici e alla portata di tutti, ma nel caso non vogliate sporcarvi le mani o non abbiate un posto in cui fare questo tipo di procedure, sappiate che quando acquistate il prodotto potete aggiungere il servizio di installazione direttamente su Amazon. I ricambi verranno direttamente inviati a un'officina vicino a voi che si occuperà del montaggio e il prezzo di installazione è incluso nel servizio. In questo modo non avrete sorprese sul costo finale dell'operazione. Perfetto, abbiamo tutto il necessario, possiamo iniziare. Thank you.
Thank you.
Amici, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che trovate tutti i link dei prodotti che ho utilizzato nel link in descrizione e nel caso aveste una macchina diversa da quella oggetto di questo video potete inserire il vostro modello di auto per trovare subito il componente adatto a voi. Ricordatevi poi di iscrivervi, attivare la campanellina, abbonarvi per sostenere il canale, lasciare un commento carino qui sotto per farmi sapere che cosa ne pensate di questo video e mettere un like per farmi sapere che ti è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dino, ma ti sei rimpicciolito, Dino? Ti sei anche un po' invecchiato? Sei diventato anche una femminuccia? Sei la nuova mascotte di Nanna's Garage, tu? Un canetto gonfio!